un bilancio dell'attività del Corpo Forestale per quanto riguarda la prevenzione degli incendi boschivi. Quest'anno abbiamo visto che nei primi sei mesi c'è qualche dato in più, almeno come numero degli incendi, perché è stata soprattutto la stagione invernale. Le province di Lucca, Massa e Carrara, che sono state quelle, devo dire, sono stati incendi anche virulenti. Per cui l'attività nostra è quella che ci dedichiamo soprattutto in sinergia con la Regione per capire le cause e ovviamente bloccare le persone. Circa, quindi siamo intervenuti su 60% degli incendi, conoscendo le cause, che la causa prevalente di questi incendi, almeno dei primi sei mesi, sono o le solite ripuliture, che diciamo sempre non ripulite, almeno luglio-agosto bloccatevi, non ripulite, ricominciamo settembre, ottobre, altri mesi meno caldi, meno ventosi, e l'altro devo dire anche il rinnovamento dei pascoli, purtroppo a volte ci sono questi incendi che poi partono. Beh, la macchina sta rispondendo appieno a quelle che sono, diciamo, i bisogni del nostro territorio. Diciamo che a livello di numero di incendi boschivi rispetto al 2015 i dati sono più o meno in linea, ad oggi 99 contro i 94 del 2015. Sono le superfici abbruciate in termini di ettari che sono maggiori, 171 ettari contro i 71 dell'anno precedente. C'è un'organizzazione comunque che è molto allertata, funziona benissimo le sale provinciali come la sala operativa. È stata emessa la nuova ordinanza che fa divieto di qualsiasi tipo di abbruciamento dal 1 di luglio al 31 di agosto. Su questo dobbiamo lavorare perché nei primi giorni in effetti abbiamo verificato il non rispetto da parte di tutti di questa ordinanza. Richiediamo grande attenzione e grande prudenza. Diciamo che questa volta non sono ammesse deroghe né in termini di fasce orarie né in termini di distanze, diciamo, dalle superfici boscate.